Possiedo un'arte raffinata, quella di ferire con crudeltà coloro che mi fanno del male. Con questa frase, Archiloco o Archiloco, che dir si voglia, descriveva secoli fa il combattimento con il coltello. In tutte le culture, l'arma ha sempre accompagnato l'evoluzione dell'uomo, dalle pietre ai bastoni, alle prime rudimentali armi da taglio, all'assoluta perfezione di una lama giapponese. In tutte le culture, il combattimento con il coltello è sempre stato riservato a pochi. Non esiste difesa davanti a un esperto, non esiste possibilità di contrattacco se l'attacco è portato bene. Padroneggiare le sue tecniche e i suoi, tra virgolette, segreti è estremamente complesso, ma è drammaticamente semplice nel suo uso. Negli ultimi mesi, purtroppo, all'attenzione del mondo, il coltello è tornato. E nell'era della tecnologia e delle armi laser, una delle armi più antiche del mondo ha permesso di perpetrare un atto di violenza inaudita. Da quel momento in avanti, mille voci si sono levate per parlare del combattimento con il coltello, della possibilità di difendersi da un coltello in poche ore di allenamento. In SEAL Program, la scuola che io presiedo, l'addestramento del coltello è riservato ai soli istruttori o agli allievi particolarmente avanzati. Ma forse è giunto il momento di fare chiarezza su cosa significa combattere con una lama o difendersi da una lama. Il proposito di questo video non è quindi quello di insegnare le tecniche più letali del combattimento con il coltello, ma di sensibilizzare coloro che lo vedranno alla reale pericolosità di quest'arma, a che cosa significa usare quest'arma e alle reali possibilità di difendersi da quest'arma, ma con un livello di addestramento talmente alto da non essere alla portata di chiunque. Esistono vari tipi di lame. Non esiste praticamente angolo del pianeta in cui i popoli non abbiano trovato il modo di forgiarne di sempre più evolute, di sempre più funzionali, di sempre più semplici, a volte addirittura arrivando a rasentare livelli di perfezione poi persi nei meandri del tempo. A volte l'evoluzione era talmente alta da comportare nell'immediato l'involuzione della tecnica stessa, poiché talmente elevata era la perfezione dello strumento. Ma la lama è incredibilmente semplice, quasi banale. Dagli spadoni celtici al coltello tascabile, a scatto, ad apertura manuale, al piccolo falcetto che ha accompagnato i nostri nonni in tutti i giorni della loro vita, la lama ha sempre camminato al fianco dell'uomo. È solo nell'ultimo secolo che la lama corta ha perso la sua nobiltà, è diventata lo strumento del delinquente, del rinnegato. La lama è uno strumento nobile, e non solo nella spada, ma anche e soprattutto nell'arte del pugnale, della lama corta. In SEAL Program, il combattimento con il coltello acquisisce le proprie tecniche da vari sistemi, desume da differenti stili di combattimento che nell'arco dei secoli hanno dimostrato la loro validità non a parole ma sui campi di battaglia le tecniche più efficaci, indipendentemente dal fatto che siano filippini, spagnoli, italiani, giapponesi, indonesiani o del Nord America. Laddove il combattimento all'inizio non ha più senso e non significa più nulla la differenza geografica. Nessuno può affermare senza ombra di dubbio che la tecnica filippina sia superiore a quelle usate dagli indiani del Nord America o che questa non possa competere con le tecniche di combattimento usate dai marsigliesi o che queste ultime non possano competere in un combattimento diretto
con le tecniche che hanno permesso ai guerrieri maori di fronteggiare per decenni l'avanzata dei loro invasori. Fondamentalmente una lama al di sotto dei 50 cm viene considerata una lama media o una lama corta. Questo machete, tipico della regione Visayan delle Filippine, è una arma comune in quelle latitudini. È un'arma da cui non esiste nessun tipo di difesa a mani nude. Non è possibile fronteggiare una persona esperta che impugni questo tipo di oggetto. Calcolate poi che ancora oggi in molte parti del mondo ci sono persone che lavorano 8-10 ore al giorno con attrezzi di questo tipo, che quindi fanno parte del loro quotidiano, con cui hanno una totale confidenza fisica e mentale. È solo nelle città evolute e civilizzate che si tiene il bambino lontano dal coltello da cucina, altrimenti si taglia. Nelle case rurali, nei piccoli centri abitati di campagna, ancora oggi il bambino, già dai primi anni di età, ha un coltello tra le mani. Eppure non accadono incidenti. È quindi l'ignoranza il problema, non la conoscenza. Esistono cose che è bene giungano alla conoscenza delle moltitudini, di ogni persona. Esistono cose che è meglio restino nei segreti, che restino celate ai più. L'arma più terribile che l'uomo abbia mai concepito è questa. L'FBI, durante studi effettuati con l'ausilio e la consulenza dei migliori esperti del mondo, ha stabilito che al di sotto degli 8 metri non esiste difesa da un esperto di coltello, nemmeno quando si è in possesso di un'arma da fuoco. Già questa affermazione dovrebbe far cadere nel vuoto e far dimenticare tutte quelle persone che asseriscono e promettono ai propri allievi in poche ore una difesa efficace contro un coltello. Ora io vi introdurrò alle basi del combattimento armato, vi spiegherò le metodologie in uso per padroneggiare tali tecniche e nella parte finale di questo lavoro vi introdurrò alla mutazione di queste tecniche per arrivare alla difesa o alla potenziale difesa, è meglio chiamare, da un'arma da taglio, a quelle che io definisco non tecniche per difendersi dal coltello, ma strategie per sopravvivere a un attacco di coltello. Usualmente una persona non gira con questo tipo di attrezzo sotto la giacca mentre si reca in ufficio. Usualmente una persona non infila nella propria valigetta 24 ore un'arma di questo tipo. Quindi il fatto che da qui in avanti porteremo il coltello nella cintura o in un fodero agganciato a una cintura